Buongiorno e benvenuti da Ranghetti Auto. Io sono Rocco. Oggi andremo a vedere una Mercedes Classe C Station Wagon, una versione premium, motorizzazione 1.2.2 da 170 cavalli, vettura immatricolata nel 2016, un Euro 6B, un unico proprietario. Ci daremo un'occhiata alla parte esterna e poi andremo a vedere gli interni. Partiamo come sempre dal frontale, dove troviamo i gruppi ottici con proiettori all'oxeno e le luci diurne a LED, sensori di parcheggio anteriori, cerchi lega del 18 AMG, vetri privacy sul posteriore, un bellissimo grigio metallizzato Mercedes, gli specchietti esterni sono abbattibili elettronicamente, oltre ad avere la funzione di riscaldamento e regolazione elettronica. Sul posteriore troviamo i sensori di parcheggio, il doppio scarico, è un AMG Exterior, quindi troviamo il doppio scarico sul posteriore. Portellone posteriore ad apertura automatica, la vettura che è stata igienizzata, è stata lucidata, però come sempre segnaliamo sempre qualche segnettino. Partiamo come sempre dal lato guida, dove troviamo i vetri elettrici anteriori e posteriori, i tastini per la regolazione elettronica degli specchietti esterni, dove sono anche riscaldabili e abbattibili elettronicamente, il tastino per il blocco e lo sblocco della portiera, questo è il tastino per l'apertura automatica del portellone posteriore, e qui abbiamo i tasti per il riscaldamento dei sedili e la ventilazione dei sedili stessi. Gli interni sono beige, pelle beige, traforata, sedili sportivi, regolazione elettronica in altezza dello schienale dei sedili, anche sulla parte lombare, mentre manuale rimane solo la parte di profondità. Vettura che è stata igienizzata. Sul volante troviamo tutti i comandi del computer di bordo, oltre alla possibilità di cambiare le marce dal volante. Bluetooth attivo con comandi vocali, comandi audio, il sistema sulla parte sinistra del cruise control adattivo e limitatore di velocità. Qui troviamo i sistemi di videocamera, quindi le retrocamere a 360 gradi, la line assist, il sistema di assistenza alla guida, che lo troviamo con questo tastino qua. E la possibilità di disattivazione del sistema di monitoraggio di parcheggio. Freno di stazionamento elettronico, luci automatiche. Qui sulla parte centrale troviamo tutto il controller del sistema di navigazione, dell'infotainment e sul pannellino centrale, che è quello con lo schermo un po' più grande. Troviamo anche tutti i sistemi di radio CD, sistema di climatizzazione automatica e nel bracciolo centrale troviamo due ingressi USB e l'ingresso per l'SD card. Questo è lo sportello posteriore sinistro, vetri privacy. Questi sono i sedili dei posteriori. Per il posteriore c'è anche la possibilità di regolare le ventole. Portellone automatico, ottime capacità di carico. Qua abbiamo ancora i suoi tappetini logicamente originali della Mercedes, in ottime condizioni.
sportello posteriore destro, per finire sportello anteriore destro. Anche qui abbiamo logicamente la funzione come su quello del lato guida, la funzione di riscaldamento e di ventilazione del sedile, oltre ad avere anche qui tutto il sistema elettronico di controllo del sedile. In conclusione, come sempre, vi invito a visitare il nostro sito internet ranghettiauto.com, dove troverete le informazioni complete del veicolo con numero di targa e numero di telaio per fare tutti i vostri controlli, recapiti telefonici, indirizzi email per scriverci. Per qualsiasi informazione contattateci e come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like e ci vediamo alla prossima presentazione.